profeta Isaia dice che bisogna osservare il diritto e praticare la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia sta per rivelarsi. È il tema dell'attesa della venuta del Signore. Come si è detto più volte, noi che attendiamo il Natale non attendiamo che Gesù nasca perché è già nato, noi attendiamo che il Signore ritorni a fare giustizia sulla terra. Sarà un giorno terribile, no? È il giorno della giustizia, non più della misericordia, nel senso che sarà misericordia fino in fondo per quelli che si sono rivolti a Lui, sarà giustizia per quelli che hanno, con la loro vita e le loro parole, hanno detto: io faccio da solo, non mi interessa il Signore. E allora verranno lasciati alla giustizia che non hanno praticato, alla misericordia che hanno rifiutato. Dunque questo che dice il profeta Isaia è la parte che noi dobbiamo fare per essere in consonanza col Signore che viene. Il Signore viene e ci trova in un certo modo. E come si deve trovare? Allora, ci deve trovare in questo modo praticanti, no? Osservanti il diritto e la giustizia. E si raccomanda il profeta di osservare il sabato senza profanarlo, preservando la mano da ogni male. Il sabato è il giorno del Signore, che noi chiamiamo giustamente domenica. Il giorno del Signore è il giorno in cui noi dobbiamo santificare il giorno e santificare ciò che facciamo. Non significa che noi possiamo rendere santo quello che noi tocchiamo, facciamo, ma è che il Signore Dio, attraverso quello che noi facciamo per Lui, secondo quello che Lui ha comandato quel giorno, che è il giorno del Signore, rende santo quel giorno. Cioè lo rende giorno, luogo, occasione di salvezza. E quando noi diciamo che la domenica è il giorno del Signore, in realtà, per come si è organizzato il mondo, il nostro mondo cristiano, sto parlando di questo, il nostro mondo che era cristiano, si è organizzato senza il Signore. Tutte le attività sportive, ludiche, non solo, ma anche economiche, commerciali, si concentrano di domenica, non si dice più domenica, si dice fine settimana, no? È il giorno in cui si compra e si vende di più, perché c'è l'industria della vacanza, c'è l'industria alberghiera, c'è l'industria... No? E noi stessi, il giorno del Signore, è per noi il giorno libero in cui possiamo fare le nostre cose. E noi non lo santifichiamo, perché Dio non può operare attraverso di noi, perché noi quel giorno non lo dedichiamo a Lui come Lui ha chiesto. Addirittura il giorno del Signore è il giorno in cui lo si santifica e lo si glorifica maggiormente, lasciandoci inondare dalla sua grazia, la sua santità, per mezzo della celebrazione della messa e della ricezione dunque della comunione, il corpo e sangue di Cristo. L'abbiamo ridotto a obbligo della messa, ma il resto possiamo fare le stesse cose. In realtà neanche l'idea dell'obbligo della messa è rimasto, per cui si va a messa solamente se si ha tempo, e sembra che facciamo un favore a Dio andare a messa quel giorno o ogni tanto. Vi confesso che mi è capitato più di una volta, nel vasto mondo voglio dire, che qualcuno mi abbia detto: ah, non sono andato domenica messa, ma ci sono andato lunedì. E lunedì è un giorno feriale, 6 giorni lavorerai, no? Il settimo riposerai, perché quello è il giorno del Signore, il giorno in cui si sta con Dio e Dio sta con l'uomo, che anticipa in noi qui sulla terra quell'intimità e quella forza, quella pace divina
che è quello che noi avremo in futuro, nella vita eterna. Per cui il lavoro, che è diventato necessario per il sostentamento, non ci sarà più, non ci sarà più la fatica, non ci sarà più lutto, non ci sarà più lacrima, dolore, non ci sarà più ingiustizia. È tutto un grande giorno del Signore. Quindi noi, celebrando il giorno del Signore, testimoniamo Dio sulla terra che non lo conosce. La settimana così strutturata è stata inventata da Dio. È il comandamento di Dio che ha detto: il settimo giorno riposerai. Non è un'operazione sindacale o altro. Però noi abbiamo profanato il giorno del Signore perché facciamo tutt'altro. Addirittura non si riconosce neanche più il dovere della messa, e questo è esteso a tutti, no? Ai bambini, agli adulti, agli anziani. La messa è un andare in chiesa per un qualche altro motivo, o perché in quel giorno, magari, che potrebbe anche non essere la domenica, mi sento di andare. Questo sentirsi di, no? Non fa parte del dovere. Il sentimento può esserci come può non esserci, ma se Dio ci chiede di fare una cosa che è per il nostro bene, lo si fa anche se noi abbiamo il sentimento contrario. Tra l'altro è normale avere un sentimento contrario, perché il fervore è un dono di Dio, ma spesso e normalmente ci lascia nella fatica di dover vincere noi stessi, il nostro egoismo, la nostra pigrizia, la nostra tendenza al male, per fare il bene. Fare il bene costa, è sempre uno sforzo, è sempre come camminare in salita con un peso addosso. Non è spontaneo, non è naturale fare il bene, e non è una cosa naturale incontrare Dio nel suo giorno, ma è un'obbedienza a Lui che dà in realtà un ardore, una forza interiore, se noi la facciamo con tutto quello che è l'onestà e la purezza e l'amore che abbiamo a disposizione, per cui la fatica rimane, ma dentro c'è sempre questa spinta, perché sentiamo che è il bene che dobbiamo fare ed è il nostro dovere. Ma diciamocelo, abbiamo il coraggio ancora di parlare di doveri in un mondo dove si parla solamente di diritti, diritto del soggetto ad avere tutto senza nessun dovere? Non c'è più questo. Noi dobbiamo delle cose a Dio. Noi siamo servi inutili. Non è Dio che ci deve dare qualcosa. Questo non è il luogo dove si bussa perché Dio deve fare qualcosa. Questo è il luogo aperto dal Signore quel giorno, dove noi possiamo ricevere delle grazie. Le grazie sono doni gratuiti senza merito nostro. Si chiama grazia per questo. Misericordia e grazia sono due concetti che vanno molto insieme. Ecco che noi siamo diventati un mondo di gente che pretende, di gente che ha sempre altro da fare, di gente che non santifica il mondo, non santifica la giornata, perché non porta, non lascia spazio in sé alla potenza di Dio. Quando dice, ed è una profezia che si deve ancora avverare, la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Se anche il popolo di Dio si è dimenticato di Dio, perché dobbiamo guardare gli altri popoli? Siamo noi i primi. E la casa di preghiera è quello che chiama Gesù il Tempio, quando lo spazza via da tutti quei faccendieri, da questi mercanti che sfruttano il giorno e il luogo sacro di Dio per guadagnarci sopra sulla pelle degli altri. E poi lo dice anche alla Samaritana al pozzo: dove dobbiamo adorare Dio? Nel cuore, in spirito di verità e di giustizia. Allora, il primo tempio in realtà siamo noi, e dentro di noi è Dio. E venire fisicamente nel tempio di Dio vuol dire dare culto anche col corpo nel giorno fisico che viviamo, per far sì che ciò che è dentro di noi, perché Dio
ci fa questa grazia, trovi espressione nella nostra vita, che deve trovare fatica, perché è lo sforzo di purificazione, perché la nostra natura malata dal peccato tende in basso e tende a non fare le cose di Dio. Dunque, se Dio arde in noi col suo amore nel petto, come dicono i due di Emmaus, noi torniamo indietro e lo seguiamo, come fanno i due di Emmaus che si allontanavano da Gerusalemme, ed era il giorno del Signore, il giorno della resurrezione stesso. Gli si rivoluziona il cuore, ma non rimangono lì a dormire a Emmaus. Nonostante l'ora, si girano e tornano a Gerusalemme e vanno nel Cenacolo e vanno a trovare gli Apostoli e si ritrovano tutti insieme. E il Signore compare di nuovo, lì, a tutti quanti. Perché il Signore vuole stare con noi, ma vuole dei cuori che si rivoltino e fisicamente su questa terra facciano, operano la volontà di Dio, la sua giustizia, perché la sua giustizia diventa l'amore anche che mette in noi e che noi possiamo dare agli altri. Ma senza questo amore di Dio noi non possiamo fare niente. Facciamo, diciamocelo, i fatti nostri. Non facciamo quello che Dio ci chiede, che è sempre per il bene della nostra anima e delle anime degli altri. Questo vuol dire dare gloria a Dio, santificare il giorno del Signore. Questo vuol dire attendere la sua venuta, camminare sulla terra con il fuoco di Dio nel cuore per essere testimoni della sua luce soprannaturale a un mondo che vive nel buio, perché noi siamo popolo sacerdotale. Sia lodato Gesù Cristo.